Il mio elmo, dov'è il mio elmo? Ma non è quello. Ma che non è il mio? Ci siamo tutti? Sì. Bene, allora al processo, subito. Più presto è giudicata e bruciata, meglio sarà. Ma monsignore, c'è la storia intera da rappresentare. Don Remy, le voci, le couleur, Chinon. Oleografie, storia per bambini. Una bella corazza bianca, una bandiera, ecco la tenera e aspra vergine combattente. È l'immagine delle statue che le faremo più tardi per compiacere a un'altra politica. Non escludo che gliene alziamo una a Londra. Credete che scherzi, monsignore? Vi assicuro che gli interessi del governo di Sua Maestà ci obbligheranno a tutto ciò fra qualche secolo. Per ora io, Beauchamp, conte di Warwick, ho catturato la piccola strega sputasenno e la tengo in pugno nella prigione di Rouen su un letto di paglia. M'è costata cara. Ho dovuto servirmi del duca di Borgogna che sapeva quanto ci premesse. Ce ne siamo accorti. Ma il governo di Sua Maestà ha sempre pagato, quando ha voluto, per ottenere qualcosa sul continente. Ha un prezzo enorme, ma l'ho avuta. La giudico e la brucio. Non subito. Ha tutta la vita da rivivere. La sua corta vita. Una piccola fiamma dalla luce insostenibile. Si spegne subito, monsignore. Non sarà a lungo. Dal momento che ci tenete, un inglese sa sempre attendere. Quasi sempre. Non vi divertirete a farci rivedere tutte le battaglie in una volta, Orléans, Patè, Beaugency? Sarebbe molto spiacevole per me. Rassicuratevi, monsignore, non siamo abbastanza numerosi per rifare le battaglie. Giovanna? Puoi cominciare? Posso cominciare da dove voglio? Sì. Allora, dall'inizio. È sempre meglio dall'inizio. Dalla casa di mio padre quando ero bambina. Sì, dai campi dove pascolavo il gregge la prima volta che ho sentito le voci. E appena suonato l'Angelus della sera. Io sono bambina. Vedete, porto ancora le trecce. Penso a Dio, che è buono e che mi conserva pura e felice accanto a mio padre, mia madre e i miei fratelli. In questo piccolo territorio di Don Remy. Mentre sporchi stranieri bruciano, saccheggiano e violentano la contrada. Penso al mio grosso cane, che strofina il suo muso sulle mie mani, buono e forte anche lui. Penso che tutti sono buoni e forti e mi proteggono. Com'è semplice essere una bambina felice. E poi all'improvviso qualcuno mi tocca la spalla e io so bene che nessuno mi ha toccato. E la voce dice... Faccio io le voci? Ma no, no, le faccio io. Mi sono voltata. Ho visto una grande luce nell'ombra. La voce era dolce e grave. Non l'avevo mai udita. Quel giorno mi disse soltanto, Giovanna, fai la buona e savia bambina e vai in chiesa, vai spesso in chiesa. Io andavo spesso in chiesa, ero buona, ero savia. Non ho capito che cosa volesse dire. Ho avuto paura e sono fuggita. Sono ritornata poi, qualche tempo dopo, con mio fratello. Dovevo ricondurre il gregge. Il sole era tramontato. La luce diminuiva. E fu allora che avvenne per la seconda volta. Suonava l'Angelus della sera e io vidi ancora una luce intensissima. E questa volta c'era anche lui. Chi? Un nobile uomo con una bella veste liscia e due grandi ali bianche. Non mi disse il suo nome quel giorno, ma lo conobbi in seguito. Era l'Arcangelo San Michele. È proprio necessario lasciarle raccontare questa ingenuità? Sì, è proprio necessario, monsignore.
Giovanna, Giovanna, corri in soccorso del re di Francia, fagli riavere il suo regno. Ma, monsignore, io sono una povera contadina, non so cavalcare, non so guidare uomini in arme. Tu andrai dal signore di Baudricourt, capitano di Vaucouleurs. Presto, fra poco. Egli ti darà un abito da uomo e ti farà condurre in presenza del delfino. Santa Caterina e Santa Margherita ti assisteranno. Pietà, monsignore, ci sono tanti grandi capitani vicino al re. Sono forti, sono abituati a fare la guerra. E poi, anche se perdono una battaglia, dormono in pace lo stesso. Io mi tormenterei troppo se dovessi far uccidere degli uomini. Pietà, pietà, monsignore! E no, nessuna pietà. Era scomparso. E io avevo il peso della Francia su di me. Senza contare i lavori di casa. E mio padre, che non scherzava. Che cosa diavolo fa? È ancora nei campi. Sono le sei, che cosa diavolo fa? Ha un innamorato. Dammi un bastone. Dov'è? Dov'è? Lo sai che Giovanna è pura. Sì, le ragazze sono pure. Hanno gli occhi limpidi, dove si può leggere fino in fondo. Poi un giorno... Sono occhi che vi sfuggono e che vi mentono. È comparso il diavolo. La parola è detta, signori. E l'ha detta il padre. Dammi il bastone. Vado via a cercarla. Se ha un appuntamento, ammazzo lei e lui. Sì, avevo un appuntamento. Ma come sapete, il mio innamorato aveva due grandi ali bianche, una veste liscia e una voce nobile. Ripeteva: Giovanna, Giovanna, che cosa aspetti? Il regno di Francia è in ansia. Ho paura, monsignore. Sono una povera ragazza. Mi sarete certamente sbagliato. Forse che Dio può sbagliare, Giovanna. Potevo rispondere di sì. Dovevi farti il segno della croce. L'ho fatto. E l'ha fatto anche l'arcangelo Michele, guardandomi negli occhi, mentre la campana dell'Angelus suonava. Bisogna gridare, bade retro, Satana. Non so il latino, monsignore. Non fare la sciocca, il diavolo capisce il francese. Bisognava gridare, vattene, diavolo orribile, non tentarmi. Ma ero San Michele, monsignore. Chi te l'ha detto, piccola oca, l'hai creduto? Naturalmente, non poteva trattarsi del diavolo. Era così bello. Ma si capisce, il diavolo è bello. Menti, canonico. Io non sono sapiente come te, ma so che il diavolo è brutto e che la bellezza è solo opera di Dio. Sarebbe troppo facile e troppo stupido. Credi il diavolo sciocco, ma egli è mille volte più intelligente di me e di te insieme. Quando il diavolo vuole indurre un'anima in tentazione, credi che si presenti come un gatto dalla coda puzzolente o come un cammello da rabbia? Egli assume la forma di una fanciulla nuda, dai seni alti, dalla bellezza inquietante. Canonico, canonico, andate fuori dal seminato, siamo ben lontani dal diavolo di Giovanna, se è vero che ne ha visto uno. Per favore, non scambiamoci i nostri diavoli. Scusatemi, monsignore, ma esiste un diavolo solo? Comunque non siamo ancora arrivati al processo, la interrogheremo fra poco. Giovanna, puoi continuare. Ma se il diavolo è bello, come possiamo capirlo che si tratta di lui? Domandalo al tuo curato. Ma perché? Non si può sapere da soli. No, ed è per questo che non c'è salvezza al di fuori della chiesa. Non possiamo avere sempre il curato con noi, tranne i ricchi. Per i poveri è difficile, sa? È difficile per tutti non essere dannati. E lasciatela parlare tranquilla con le sue voci, signor giudice istruttore. E poi, questo è l'inizio della storia, nessuno gliele può ancora rimproverare. E un'altra volta ho visto Santa Margherita e Santa Caterina. Erano belle anche loro. Nude? Oh, signore, ma cosa credete? Che Dio non possa pagare un vestito a una santa? Ecco, vedete, signor giudice istruttore, fate ridere tutti con le vostre domande. E poi non dimenticate che in questa vicenda, anche se la giudichiamo, soprattutto perché la giudichiamo, dobbiamo prenderci cura dell'anima, racchiusa nel piccolo corpo debole e insolente. Voi rischiate di portare qualche confusione in questa giovane mente insinuando che il bene e il male non sono che un problema di sartoria. Le nostre sante in genere sono vestite. Capisco, ma in tutte le figurazioni normali... Il signore è nudo sulla croce. Hai detto quello che volevo dire, Giovanna, brava, mi hai strappato la parola sulle labbra. Ah, però non tocca a te rimproverare il venerabile canonico, Giovanna.
guardati dall'orgoglio. Se un giorno il diavolo ti prende, si servirà appunto del tuo orgoglio. Sì, sì, è vero, sono orgogliosa. Ma sono figlia di Dio. E se egli non mi volesse così, perché mi ha inviato il suo arcangelo splendente, le sue sante vestite di luce? Perché mi ha permesso di convincere tutti gli uomini che ho convinto, sapienti come voi? E perché mi ha persuasa a portare una bella corazza bianca, dono del mio re, una spada fiera, e a guidare tanti bravi giovani in battaglia, diritta sul mio cavallo? Poteva lasciarmi alle pecore oppure a mia madre. E sia fatta la sua volontà, anche se ha voluto farmi diventare orgogliosa e dannarmi, è suo diritto. È spaventoso, ciò che dice è spaventoso. Forse che Dio può dannare un'anima, ma questi sono i germi di un'eresia che sconvolgerà un giorno la Chiesa. Ascoltami, Giovanna. Credi di essere in stato di grazia in questo momento? Volete dire dall'inizio, quando ascolto le voci? Oppure alla fine del processo, quando capisco che i miei compagni e il re mi stanno abbandonando? Oppure quando ho dubitato? O quando ho abiurato e poi mi sono pentita? Non sfuggirmi. Credi di essere in stato di grazia? Signor Inquisitore, è una domanda troppo importante per una fanciulla semplice che crede di essere destinata da Dio. Io chiedo che la sua risposta non venga segnata a suo danno. Rischia troppo. Silenzio, fratello Ladvenu. Io interrogo come credo. Rispondi. Credi tu di essere in stato di grazia, Giovanni? Se non lo sono, Dio voglia condurmici. E se lo sono, Dio voglia mantenermici. Ben risposto, Giovanni. Monsignore, tutto ciò è senza dubbio interessante, ma se continuiamo così non arriveremo mai al processo, non la bruceremo mai. Reciti pure la sua vita, ma faccia presto. Il governo di Sua Maestà ha bisogno di screditare quel fiducioso di Re Carlo, ha bisogno di dimostrare di fronte al mondo cristiano che la sua incoronazione è stata una mascherata, l'impresa di una strega, di un'avventuriera, di una donna. Noi la condanniamo solamente come eretica. Sì. Che cosa fai lì? Vuoi dirmelo? Tua madre in pietra, la minestra è servita. Non sapevo che fosse così tardi. Vergognata, quando sono giunto parlavi, gridavi arrivederci a qualcuno. Chi era? Con chi parlavi? Rispondi, o te le suono di santa ragione. Era San Michele. Imparerai a prendere in giro tuo padre. Ho gli appuntamenti con San Michele. Sbaldrina! Al tuo San Michele gli pianterò una forca nel ventre. Ma era veramente San Michele che mi parlava? Dirò tutto al curato. Ti getteremo in un convento, a marcire a pane e acqua. Oh, padre, vi giuro nel nome del nostro Signore che dico la verità. Ma perché San Michele dovrebbe parlare proprio con te? Povera stupida! Ma parla forse con me, tuo padre? Se avesse qualcosa da dire, si rivolgerebbe a me, che sono il capo della famiglia, no? Parla forse al curato? Padre, cercate di capirmi. Sono piccola sola, il peso è troppo grave. Sono 3 anni che mi dicono sempre le stesse cose. Bisogna che obbedisca. E se mi dicono di salvare il regno di Francia, è in pericolo di morte. Ma è vero che è in pericolo? Naturalmente che è in pericolo. Ne sappiamo qualcosa noi, gente dell'est. Ma neppure un uomo, se non è un soldato di professione, può farci niente. Io posso. Le voci me lo dicono. Ma forse non sei nemmeno una sbaldrina. Sei peggio, una pazza. Ma che cosa vuoi fare, povera pazza? Voglio andare a chiedere una scorta di soldati al signore di Baudricourt. No, è presto. No, dopo. Sì. E quando avrò la scorta, voglio recarmi a Chinon dal Delfino. È pazza. Gli dirò che lui è il vero re. È pazza. Che devo condurlo alla festa dei suoi soldati per liberare Orléans. Che devo farmi incoronare a Reims da Monsignor Arcivescovo e che devo guidarlo per gettare in mare gli inglesi. Ah, finalmente ti spieghi, porca figlia. Vuoi andare coi soldati come l'ultima delle donne? No, padre, come la prima, davanti a tutti, in mezzo alle frecce, fino a che avrò salvato la Francia. Dopo sarà ciò che Dio vorrà. Sì, no, no, signorina. Padre, fermatevi!
Piacevole, vero, questa piccola scena familiare? Perché? In Inghilterra approviamo i castighi corporali per i bambini. Ciò forma il carattere. Io stesso sono stato bastonato a sangue e sto benissimo. Carogna, vuoi ancora salvare la Francia? Cosa avreste fatto, signori, al posto mio, se vostra figlia avesse voluto salvare la Francia? C'è una cosa che mi sorprende, la trascuratezza del nostro servizio di informazioni. Avremmo dovuto intenderci con quell'uomo fin dall'inizio affinché continuasse a bastonarla tutti i giorni. Ma non si poteva prevedere. Un buon servizio di informazioni deve prevedere tutto. L'hai uccisa! Questa volta no, ma la prossima volta, se mi parla ancora d'andare coi soldati, l'annego nella morsa. Giovanna, ti ha fatto male? Sì, ha picchiato forte. Abbi pazienza, è tuo padre. Lo sopporto, mamma, ho pregato Dio mentre mi picchiava. Spero che Dio gli perdoni. Dio non ha bisogno di perdonare i padri che battono le loro figlie. È un loro diritto. Ho pregato Dio perché egli mi comprenda. Ma che comprenda che cosa, bestiolina? Ma perché gli hai detto tutte quelle sciocchezze? Bisogna che qualcuno mi capisca, mamma, da sola non posso. No, mangiamo, non t'agitare, stammi vicina. Non ti posso più prendere in braccio come quando eri bambina. Ma sei la mia bambina ugualmente. Quella che mi girava intorno in cucina e io davo sempre una carota da rosicchiare e un piatto da asciugare perché tu imparassi. E i tuoi fratelli non erano la stessa cosa. Erano uomini come tuo padre. E agli uomini non bisogna cercare di far capire certe cose. Chi è questo tuo innamorato? E non avere segreti con tua madre. È di questo villaggio? Tuo padre non è contrario a un buon matrimonio. Non posso sposarmi, mamma. L'arcangelo San Michele mi ha ordinato di partire, di vestirmi da uomo e di andare a salvare il regno di Francia. Giovanna, io ti parlo con amore e ti proibisco di dirmi tante sciocchezze. Non ti lascerò mai vestire da uomo. Mia figlia vestita da uomo, ma vorrei vedere. Dovrò andare a cavallo in mezzo ai soldati, è l'arcangelo San Michele che lo ordina. Ma che l'arcangelo San Michele lo voglia, no? Tu non monterai mai a cavallo. Ma se non vado a cavallo, come faccio a guidare i soldati? Ma non li vedrai nemmeno i soldati, testarda. Preferisco vederti morta. Una ragazza deve filare, deve tessere, deve lavare la biancheria, starsene in casa, andarsene coi soldati. Ma cosa ho fatto al cielo per avere una figlia simile? Ma mi vuoi vedere morta? Ma no, mamma. Vedete, Arcangelo San Michele, non è possibile. Essi non capiscono, nessuno capirà mai. Quindi è meglio che rinunci subito. Nostro Signore ha detto che bisogna obbedire al padre e alla madre. Prima, Giovanna, bisogna obbedire a Dio. Ma se Dio comanda l'impossibile, allora bisogna tentare l'impossibile. Prova, Giovanna. Dio non ti domanda altro. Dopodiché provvederà Lui a tutto. E quando credi che gli ponga un ostacolo insormontabile sul tuo cammino, quando credi che ti abbandoni, è proprio allora che ti aiuta. È proprio allora che credi in te. Vuol dire che Dio si alleggerisce su di te perché ha fiducia in te. E va bene. Andrò. Orgogliosa! Chi ha detto orgogliosa? L'hai detto tu, Giovanna. E quando farai ciò che Dio ti ordina, sarà il mondo intero a dirtelo. Devi essere molto umile in mano di Dio per accettare questo manto di orgoglio. Sarà pesante, Signore. Sì, sarà pesante. Ma Dio sa che sei forte. E va bene, siamo intesi. Andrò a trovare mio zio Durand. Ne faccio ciò che voglio. Lo bacerò sulle guance, mi farò comprare un fazzoletto nuovo e mi farò condurre a Vaucouleurs. E ora dobbiamo andare. Di qua, di qua. Che cosa? Cosa è questa storia? Cosa vuole? Boudou! Cosa vuoi, mistero? Sono tre giorni che fai l'idiota alla porta del castello divertendo le mie sentinelle con storie che fanno dormire in piedi. Voglio un cavallo, signor di Baudricourt. Voglio un'armatura da uomo. E voglio una scorta per andare fino a vedere, monsignore, il destino. E una
pedata, la vuoi? Sì, signore, la voglio. E anche dei buoni schiaffoni. Sono abituata quando fanno... Però subito dopo mi date il cavallo, eh? Tu sai chi sono e sai ciò che posso. Ma le ragazze del villaggio non te l'hanno detto? Quando una viene da me a domandarmi qualche cosa, o la libertà del padre, o la vita del fratello catturato come bracconiere di lepri sulle mie terre, se la ragazza è bella, io faccio subito sciogliere i nodi. Ho buon cuore. Se è brutta, faccio impiccare il bracconiere, per dare l'esempio. Ma sono sempre le ragazze belle che vengono da me. Fanno di tutto per trovarne una adatta nelle famiglie. Dunque, tu che chiedi, il prezzo lo conosci. Io non so che cosa volete dire, signore. Io voglio solo un cavallo e una scorta per andare dal delfino. È stato l'arcangelo Michele a mandarmi. Non mescolare i santi del paradiso con queste storie, sfacciate! La trovata dell'arcangelo andava bene per le sentinelle, per arrivare fino a me. Ci sei arrivata. E non dico che non riuscirai ad ottenere un cavallo. Oh, grazie. Una vecchia rozza in cambio di una bella fanciulla nuova è un prezzo ragionevole. Sei vergine? Sì, signore. Vada per il cavallo. Hai dei begli occhi. Ma non è solo il cavallo che voglio. Ah, ne pretendi delle cose. Ma continua, mi diverti. Non ci sono che gli imbecilli a credersi derubati se una ragazza pretende troppo. Io preferisco che il mio piacere mi costi. Ciò mi conferma che ne ho veramente desiderio. Capisci ciò che voglio dire? No, signore. Tanto meglio. A letto non mi piacciono le donne che ragionano. Dunque, cosa vuoi oltre il cavallo? Sono disposto a spendere, le tasse rendono bene quest'anno. Voglio una scorta armata, signore, che mi accompagni a Chinon. Ascolta, sono un brav'uomo, ma non mi piace essere preso in giro. Ti ho detto che mi piace pagare caro per eccitare il mio desiderio, ma troppo caro no. Ma poi, cosa vuoi fare a Chinon? Voglio vedere Monsignore il Delfino. Ah, brava! Sei ambiziosa per una ragazza di paese. E perché non vuoi vedere il Duca di Borgogna, già che ci sei? Avresti fortuna con lui. È una bestia calda il Duca. E il tuo Delfino, invece, guerra e donne. Ma cosa speri da lui? Spero, signore, che mi metta alla testa di un'armata per liberare Orléans. Ah, se sei matta è un'altra cosa. Non voglio cacciarmi in una brutta storia. Pudus! Eccomi! Falle fare una doccia fredda e sbattila in prigione. Va bene, domani sera la riporterai dal padre. Ehi, ma non picchiarla, Non voglio noia, è una pazza. Ma andrò in prigione, signore, ma tornerò domani quando mi lasceranno. E allora... No! Tanto vale ascoltarmi subito. Au! Fermi, sediamo! Ma non ti faccio paura! No, signore, ho fatto! Fuori dai piedi, tu! Ma perché non ti faccio paura? Io faccio paura a tutti. Ma perché siete molto buono, signore. Vabbè, buono, dipende. Ti ho detto il prezzo. E soprattutto siete intelligentissimi. Ho bisogno di convincere un mucchio di persone per fare ciò che le voci mi hanno comandato, perciò è una fortuna che la prima siate voi, perché da voi, in sostanza, dipende tutto. Ma sei una strana ragazza. E perché mi credi intelligentissimo? Ma perché siete molto bello, signore? È strana una conversazione del genere con una pastorella da poco. Vieni. Sarei curioso di sapere dalla tua bocca quali rapporti stabilisci tra l'intelligenza e la bellezza. Di solito si dice il contrario, gli uomini belli sono sciocchi. Ma sono i gobbi, oppure quelli che hanno il naso troppo lungo a dirlo. Ma forse che Dio, se vuole, non ha i mezzi per creare una forma... perfetta? Oh, beh, da questo punto di vista, ma io, ad esempio, che non sono brutto, qualche volta mi domando se sono anche intelligentissimo. Oh, ma signora... No, non protestare, mi capita di chiedermelo. Per i miei ufficiali si intende sono molto intelligente, più di loro, per forza, sono capitano. Ma esistono però certe volte problemi che mi superano. Mi si domanda a volte di decidere in sede tattica o in sede amministrativa. Spesso non so perché non ce la faccio. Scende la nebbia su di me, non capisco più niente. Bada, che non mi perdo d'animo. Urlo e prendo ugualmente una decisione. L'essenziale quando si comanda è di prendere una decisione, qualsiasi essa sia. Certo che mi piacerebbe un giorno prendere una decisione importante. Una di quelle decisioni che interessano il paese intero. Qualche cosa di eccezionale. Qualche cosa che mi ponga in vista. In alto. Ma mi domando perché dico queste cose a te che non vali niente e che forse sei mezza pazza. Ma non so neanche io il perché.
Ascolta, Roberto. Perché mi chiami per nome? Perché è quello che Dio ti ha dato. L'altro, il cognome, appartiene anche a tuo padre, a tuo fratello. Ascolta, caro Roberto, e non gridare perché intanto è inutile, sai? Sono io la tua decisione. La decisione che prenderai e che ti metterai in vista. Oh, a Farnetichi? Ascolta, Roberto. Non badare se sono una donna perché questo ti confonde le idee. Sei anche tu come tutti gli uomini. Non vuoi perdere l'occasione, hai paura di sembrare uno sciocco. Ma poi pensi, senza rendertene conto, ma che amare me... non è poi troppo divertente. Ma... Roberto, se vuoi aiutarmi, aiutami. Tutte le volte che dico una verità, riconoscilo, rispondimi di sì, altrimenti non ne verremo mai a capo. Ebbene, no. Ma come, no? Cioè, sì, sì, voglio dire, sì, non ho molto desiderio di te, ma, eppure sei una bella ragazza. Bene, 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 mio grosso Roberto, non darti pensiero perché non mi offendo, tutt'altro. Dunque, chiarito questo argomento, immagina già di avermi regalato la mia armatura da uomo e di poter discutere come due bravi ragazzi. E con calma! Sentiamo. Ma mio grosso Roberto, hai già deciso, non te ne accorgi? Il colpo grosso, quello che ti segnalerà in alto, è per subito. Ma guarda quello che fanno a Bourges. Non sanno più a che santo votarsi. Gli inglesi si accampano dappertutto. La Bretagna e l'Anjou aspettano per vedere chi pagherà di più. Il nostro esercito, tu lo sai, è quello che è. Bravi soldati, capaci di buone scopole, ma... scoraggiati. Si sono messi in testa che con gli inglesi non c'è niente da fare, che saranno sempre più forti. Di noi il bastardo è un buon capitano, intelligente, fatto raro per l'esercito, ma è inascoltato. Comincia a seccarsi. La Ire Centrai sono come tori furiosi, vogliono sempre attaccare, dare colpi di spada formidabile. Per farsi ammazzare sono sempre pronti, sì, sì, tutti volontari, ma non serve a niente. Ma tu capisci, mio piccolo Roberto, che la guerra non è una partita al pallone, non è un torneo. Non basta giocare con forza, bisogna vincere, bisogna essere furbi, bisogna... che la mente lavori. Oh, ma tu che sei intelligentissimo, queste cose le sai più di me. Lo dico sempre io, non si riflette abbastanza. Ma tu guarda i miei locotenenti, sono dei bruti, sempre pronti a battersi e nient'altro. E coloro invece che sanno riflettere, nessuno pensa di utilizzarli. Nessuno, nessuno. Ed è per questo che devono pensarci da soli. E appunto tu che sei un tipo capace di riflettere, un bel giorno hai un'idea. Un'idea geniale che può salvare tutto. Io ho un'idea. Lasciala arrivare, sta per venire, eh? Tu non hai l'aria, e questo è ammirevole. Ma stai per vedere chiaro. È triste a dirsi, ma in questo momento, in Francia, non ci sei che tu capace di tanto. Credi? Se te lo dico. E che cos'è che vedo? Come, che cosa vedi? Vedi che bisogna dare un'anima a quei soldati, una fede, qualcosa di semplice, di credibile. Vedi che presso di te è apparsa una piccola persona alla quale San Michele, Santa Caterina, Santa Margherita hanno parlato. Sì, 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 lo so quello che vuoi dirmi, che non mi credi, però tu provvisoriamente ci passi sopra ed è in questo che sei straordinario. Dunque tu dici, non è che una povera contadina non vale niente. Supponiamo che abbia veramente Dio con sé, allora nessuno può fermarla. Che Dio sia con lei o no, è un fatto incontrollabile, non si può provare, ma non si può neppure dimostrare il contrario. E allora, visto che è arrivata fino a me, contro la mia volontà, sì, sì, visto che l'ascolto da mezz'ora, io non discuto più, constato. Ecco la tua idea che sta per arrivare. Tu dici, dal momento che ha convinto me, perché non potrebbe convincere anche il Delfino, Dunois, l'arcivescovo, eh? Oh, sono uomini anche loro, dopo tutto, e detto tra di noi, sono meno intelligenti di me. E perché non convincerebbe i nostri soldati
che gli inglesi sono fatti come loro, metà coraggio e metà voglia di scappare. E perché non li convincerebbe che basta picchiare con forza per cacciarli in un attimo da Orléans? Ma di che cosa hanno bisogno i nostri soldati, dopo tutto? Ma no, no, questo sei tu che lo dici con la tua testa, che vede più chiaro delle altre. Ma di che cosa hanno bisogno se non di una bandiera, di qualcuno che sproni le loro energie, che dimostri loro che Dio li guarda? No, ecco le tue idee improvvise. Ammirevoli, eh? Credi? Se te lo dico. Però non sarò la sola, eh? Vedrai che dopo un po' saranno tutti della stessa opinione. E allora tu pensi... Ancora? Tu pensi. Io, Baudricourt, non sono sicuro che costei sia inviata da Dio, ma posso fingere di crederlo. Abbia Dio con sé o non ce l'abbia, io gliela mando. E se quelli lo credono, sarà la stessa cosa. C'è appunto un corriere per Bursch che parte domani mattina e... Come fai a saperlo? È un segreto militare. Ah, ma mi sono informata. E allora tu pensi ancora. Prendo 6 uomini di scorta, le do un cavallo, spedisco la ragazza col corriere e arrivata Chinon... Io quella la conosco, saprà trarsi l'impaccio. Ma sai che cosa ti devo dire, Roberto? Che cosa? Ma che sei straordinariamente intelligente per aver pensato tutto questo. Sì. Oh. Che il cavallo sia tranquillo, mi raccomando, perché non so cavalcare, Ti romperai l'osso del collo, ragazza mia. Ma no, vedrai, l'arcangelo Michele mi aiuterà. Ah, guarda, scommetto un vestito da uomo. Sì, quello che non mi hai ancora promesso. Contro un pugno sul naso, eh? Fai venire 2 cavalli in cortile. Facciamo una galoppata insieme. E se cado, tu rifiuti di credere a tutto quello che ti ho detto. Va bene? Va bene. Va. Maledizione a chi manca di parola. Bene, bene, bene. Avevo giusto bisogno di muovermi un po'. Non si direbbe, ma pensare è una fatica. Eccomi! Devo portarli in prigione? Ma no, cretino! Porta delle brache e conduci 2 cavalli. Andiamo a fare una galoppata. E il consiglio? Sono quasi le 4. Domani, per oggi, ho pensato abbastanza. A gusto mio la scena mi sembra un po' grossolana. Bisognerà che inventi qualcosa di meglio con Carlo. Monsignore, nel vostro mestiere e nel mio, le nostre pedine valgono le sue. Che cosa vuol dire governare il mondo se non imbottire gli imbecilli delle nostre idee facendo loro credere che pensano con la propria testa? Tutto ciò non ha bisogno di intervento divino. Monsignore, possedete la fede voi? Scusate la brutalità, ma siamo a 4 occhi. Sì, posseggo una fede pura, Monsignore. Ed è per questo che vi darò del filo da torcere durante il processo. È per questo che i giudici e io stesso ci adopereremo fino in fondo per salvare Giovanna. E ciò anche se siamo stati collaboratori sinceri degli inglesi. Era l'unica soluzione ragionevole nel caos. Siamo uomini e abbiamo avuto la debolezza di volere sopravvivere. E ora tentiamo di salvare Giovanna lo stesso. È un compito difficile. Potevate diventare dei martiri. I miei 800 soldati erano pronti. Lo so. Potevate insultarci. Potevate picchiare grandi colpi d'ascia alle porte e ricordarci che i soldati erano là. Abbiamo cavillato 9 mesi prima di consegnarvi Giovanna. 9 mesi per far dire di sì a una povera ragazza abbandonata da tutti. 9 mesi, è vero. Che parto difficile questo processo. Ce ne mette del tempo la Santa Madre Chiesa quando le si chiede una decisione politica. Monsignore, noi abbiamo sacrificato Giovanna in buona fede, quando abbiamo creduto che non ci fosse altro da fare. Dio ha taciuto dopo l'arresto di Giovanna. Qualunque cosa abbia detto, né lei, né noi, si capisce, l'abbiamo inteso più. Ma è appunto nella solitudine, nel silenzio di un Dio scomparso, nella miseria della bestia, che l'uomo fiero è grande. Grande e solo. È vero. Questa grandezza si trova presso le persone che facciamo passare per le armi.
Ma Carlo, inammissibile! Non puoi mandarmi a quel bar impagottata così. La tua amante con un cappello della stagione passata. Sarebbe uno scandalo. È la tua regina, Carlo. La regina di Francia. Che cosa se ne dirà? Se ne dirà che il re di Francia non ha un soldo. È vero. Bravo. Mi pare di sentirle alla corte d'Inghilterra, la Bedford, la Gloucester, l'amante del cardinale di Winchester. Eccone una che è vestita bene. Ma lo sai, Carlo, che conoscono il modello dei nostri cappellini prima di noi? Non ci si veste bene che a Busseri, saputo. Ma ve li immaginate come sarebbero infagottate quelle là se non mandassero degli spioni a comprare i nostri modelli e a copiarli? Ma in fin dei conti, sei il re di Francia e vuoi tollerare simili cose. Io anzitutto non sono affatto re di Francia, è una voce che ho fatto correre. C'è una piccola differenza. È vero, i nostri generi di moda sono le uniche cose che riesco a vendere agli inglesi. La moda di Bourges. E la nostra cucina. E la nostra cucina. Sono le uniche cose nostre che hanno ancora qualche prestigio all'estero. Questo prestigio è il solo bene che vi resta, Carlo. Le ragazze non hanno torto, bisogna difenderlo. È indispensabile che a questa festa si dica che le signore della corte di Francia sono le donne meglio vestite del mondo. Ricordatevi che nessuno ha mai potuto stabilire con esattezza dove cominci la futilità. Un cappello nuovo che in Inghilterra non conoscono può equivalere a una vittoria. Una vittoria che non impedirebbe loro di rubarci Orléans, cara suocera. Notate che Orléans non è nostra, che fa parte dei possessi di mio cugino. E che io personalmente sono tranquillo, non possono più prendermi nulla, non ho più niente. A parte Bourges, che non interessa a nessuno. E tuttavia questo niente è il mio regno. Le ultime notizie danno Orléans per perduta? Potrei contrattaccare a colpi di cappellini. Pensa che lanceremo dei cappellini molto piccoli, ornati di corni, cioè il contrario dei modelli attuali. Ah, ti rendi conto, piccolo Carlo, del chiasso che faranno quei corni nelle corti d'Europa? Una vera rivoluzione. Le piccole pieghe di dietro. Se vuoi una vittoria, Carlo, eccone una portata di mano. E gratis. Gratis, gratis, mi fai ridere. Quanto hai detto che costano cotesti cappellini? 6.000 franchi l'uno, caro. Sono regalati, visto che li hanno ornati di perle. No! 6.000 franchi! E dove vuoi che li prenda 6.000 franchi, povera stupida? 12.000, Carlo. Siamo in due, ricordatelo. Non vorrai che tua moglie sia vestita peggio della tua amante. 12.000 franchi, sono completamente pazze! Basterebbero a pagare la metà degli uomini di Dunois, al quale debbo 6 mesi di paga. Io non capisco perché le vogliate incoraggiare, cara suocera. Voi, che siete una donna di giudizio. Ma è proprio perché sono una donna di giudizio che le appoggio. Ma Carlo, sono mai stata contro di voi quando si è trattato del vostro bene, della vostra grandezza. Ho mai dato prova di strettezza di spirito. Sono la madre della vostra regina. E sono stata io a farvi conoscere Anise quando ho capito che poteva farvi del bene. Vi prego, madre, non vantatevene. Agnese è una ragazza molto graziosa, figlia mia, e sa stare al suo posto. E tutte e due abbiamo molto bisogno che Carlo si decida a diventare uomo. Anche il regno ne avrebbe bisogno, più di noi. Un po' di dignità, figlia mia, non comportatevi come una piccola borghese. Perché Carlo diventasse un uomo, gli occorreva una donna. Ero una donna, mi pare. E la sua donna. Ma non voglio pungervi, piccola mia. Ve ne parlo perché sono stata anch'io come voi. Logica, altera. E basta. Ed è per questo che ho sopportato che il re, vostro padre, avesse delle amanti. Siate la sua regina. Tenete la sua mano tra le vostre. Fategli un delfino e per il resto tirate via. Non si può fare tutto. E poi non è un mestiere di donna onesta quello dell'amore. Noi lo facciamo male. Verrà un giorno in cui mi ringrazierete, quando vi sarete accorta che si dorme così bene da sole. Guardate come Carlo è più maschio da quando conosce Agnese. Non è vero, Carlo, che siete più maschio? Eh?
Avrete visto come ha mandato a spasso l'arcivescovo, eh? Ha tentato di farmi paura, mi ha mandato la tremui, ha minacciato di farmi scomunicare, io gli ho tenuto testa. Bel colpo, sì. In grazia di chi? Beh, in grazia di Agnese, avevamo provato tutta la scena a letto. Oh, e allora, caro? E paga questi capellini. Oh, e va bene, ordinate i vostri capellini. Venite, piccola maestà, andiamo a provarli insieme. Come? Sono già qui. Eravamo sicuri che avresti detto di sì. Non è vero, maestà? Vedrai che faccia a Londra. È una grande vittoria per la Francia. Credilo, Carlo. Belle le loro vittorie. Mi fanno ridere. La Tremouille di Noir, anche per loro è lo stesso. Si tratta sempre di una grande vittoria. Ma tutto si compra oggi. Le vittorie e il resto. E se non ho abbastanza denaro per comprarmi una grande vittoria? Non è al di sopra dei miei mezzi la Francia? Vedremo. Intanto firmerò questo buono per il tesoro. Il tesoro è vuoto. Guarda, questo foglio non si vede. Ne volete uno anche voi per il vostro cappellino? Ho rinunciato ai cappellini alla mia età. Vorrei dell'altro, Carlo. Vorreste fare di me un grande re, lo so. Ma è noioso che tutta questa gente voglia fare lo stesso. Anche Agnese, perfino Aletta, immaginate che divertimento. Ma quando capirete che sono soltanto un povero piccolo Valois e nient'altro e che occorrerebbe un miracolo? D'accordo, mio nonno Carlo è stato un grande re, ma viveva prima della guerra dove tutto era meno caro. E poi era ricco. Mio padre e mia madre hanno divorato tutto. Io non ho più i mezzi per diventare un grande re. E poi, detto fra noi, non sono soltanto i mezzi che mancano, è anche il coraggio. È troppo faticoso aver coraggio in questo mondo di bruti. Troppo pericoloso. Lo sapete che quel porco di La Tremouille ha messo mano alla spada l'altro giorno, pieno di furore? Ha minacciato di tirarmi un fendente, quel brutto. Eravamo soli, nessuno poteva difendermi. Ho appena avuto il tempo di ripararmi dietro il trono. Vi rendete conto dove siamo arrivati? Sfoderare la spada davanti al re. Avrei dovuto chiamare il conestabile e farlo arrestare. Disgraziatamente il conestabile era lui e non sono sicuro di essere io il re. Forse è per questo che mi trattano così. Forse lo sanno che sono soltanto un bastardo. Ma siete voi, soltanto voi a dirlo, Carlo. Io quando vedo le loro grinte di figli legittimi è incredibile come mi sento bastardo. Che razza di epoca questa? Bisogna essere atleti per diventare qualcuno. Bisogna brandire una spada di 8 libbre, destreggiarsi in un'armatura di non so quale peso. Quando metto la mia armatura non posso più muovermi. E poi non mi piacciono le botte. Non mi piace darne né riceverne. E poi... ho paura, ecco! Ma che cosa volete ancora chiedermi che non sia al di sopra delle mie forze? Voglio chiedervi di ricevere quella fanciulla che viene da Vaucouleurs. Dice di essere mandata da Dio. E viene per liberare Orléans. Il popolo non parla che di lei e aspetta con speranza che voi accettiate di riceverla. E non trovate che io sia già abbastanza ridicolo? Dare udienza a una piccola visionaria di villaggio per essere una donna di buon senso? Mi deludete. C'è qualche cosa di straordinario in lei. O almeno tutti lo credono. E credo stesso. Beh, cara suocera, avete una curiosa vocazione per una regina. Oh, Carlo, voi non mi capite. Io vi ho chiesto di prendere quella piccola contadina nel vostro consiglio, non nel vostro letto. Beh, con tutto il rispetto che vi devo, mi sembrate pazza. Ah, volete che la prenda nel mio consiglio? Con l'arcivescovo? Con la Tremouille che si crede uscito dalla coscia di Giove? Prendere nel mio consiglio una piccola contadina che non vale niente? Ma volete proprio farmi cavare gli occhi? Arcivescovo, conestabile, arrivate al punto giusto. Sto per prendere iniziative di governo. Vedete? Questo è il mondo. E questa è la mano della giustizia. Ma è un giocattolo. Non ha importanza, monsignore. Tutto è simbolo. Non è un principe della Chiesa che devo insegnarlo. Avete chiesto udienza, monsignore. Perché vi vedo qui? Non scherzate, signore. So che una parte di coloro che si agitano e intrigano
cercano di indurvi a ricevere quella ragazza di cui si parla da qualche tempo. Ecco una cosa che Monsignore il Conestabile ed io non ammetteremo mai. Siamo venuti ad avvertirvi. Che cosa vi dicevo? Signori, accolgo il vostro avvertimento e vi ringrazio. Vi farò conoscere le mie decisioni, l'udienza è terminata. Ancora una volta, Monsignore, non scherziamo. Ma lo vedete, per una volta che parlo da re tutti credono che io giochi. E quando è così, lasciatemi giocare. La fama miracolosa di quella ragazza è già arrivata qui. È uno strano entusiasmo. Sembra che il popolo parli di lei e l'aspetti in Orléans assediata. Sembra che la mano di Dio la conduca. E naturalmente fa dei miracoli. Mi stupirebbe il contrario. Un soldato l'ha trattata non so in quale modo mentre arrivava a Chinon. E lei gli ha detto, hai torto a bestemmiare tu che comparirai tra poco innanzi a Dio. Un'ora più tardi quell'imbecille cadeva per distrazione in un pozzo e annegava. Questa disgrazia di un ubriaco ha fatto per la fama di quella ragazza più di quanto non farebbe una vittoria per la fama di Dunois. Tutti dicono che non c'è che lei che possa salvarci. È assurdo! Monsignore, io vi parlo di uno dei più gravi affari del regno e voi giocate. Monsignore, parliamoci chiaro, io o gioco o governo. Volete che governi? Non vi domandiamo tanto, Monsignore. Vorremmo soltanto che voi riconosceste i nostri sforzi. Li riconosco, li apprezzo. Li trovo completamente inutili. Tutti vogliono che io riceva quella ragazza, avete detto? Non ho detto questo, Monsignore, anzi... Io personalmente non ho nessuna curiosità, le facce nuove mi annoiano. Gli inviati di Dio, poi, è raro che siano divertenti. Ma voglio essere un buon re. Voglio accontentare il mio popolo. Vedrò quella ragazza illuminata. Monsignore. Se riuscirà a parlarmi della salvezza del regno senza farmi sbadigliare ciò che finora nessuno ha fatto, si potrà dire veramente che fa dei miracoli. Una contadina ricevuta da un re. Ho voglia di fare uno scherzo a quella ragazza. Ho voglia di fare uno scherzo a quella ragazza. Vestiremo uno dei miei paggi con un mantello regale, il meno bucato. Lo metteremo sul trono, farà certamente una figura migliore della mia. E io mi nasconderò tra i cortigiani e il discorso dell'inviata di Dio verrà rivolto al paggio. Rideremo. Lo lasciamo fare. Gioca, anche questa volta. Che cosa rischiamo? Conestabile, con Dio. Si rischia sempre. Se è proprio vero che gli ci ha mandato quella ragazza, se è proprio vero che si occupa di noi, non la finiremo più con le noie. Usciremo dal nostro piccolo tran tran di ogni giorno e vinceremo 4 o 5 battaglie e poi gli scandali e le complicazioni cominceranno. Una vecchia esperienza di uomo di governo e di uomo di chiesa mi ha insegnato che non bisogna mai attirare l'attenzione di Dio. Bisogna farsi piccini, signor Conestabile, molto piccini. Prosternati, piccola, davanti al re. Cosa volete, signorina? Gentile Delfino, mi chiamo Giovanna. Il re dei cieli vi annuncia per mezzo mio che sarete consacrato e incoronato nella città di Reims e diventerete il luogotenente del re dei cieli, il re di Francia. Oh, molto bene, signorina. Ma Reims è in mano agli inglesi, che io sappia. Come farò ad andarci? Vi sconfiggerete, gentile Delfino. Cominceremo da Orléans e poi andremo a Reims. Cominceremo da Orléans e poi andremo a Reims. Calma, chi dove vai, piccola pazza? Vedi, è proprio ciò che i nostri grandi capitani cercano di fare, da molti mesi.
Non ci riescono. Io ci riuscirò. Ah, sì? Vorrei sapere come. Con l'aiuto di nostro Signore Dio che mi ha mandato. Le ultime notizie dicono dunque che Dio ha deciso di farci riprendere Orleans. Sì, signore, e di cacciare gli inglesi dalla Francia. Ah, oh, finalmente una buona idea. Ma dimmi, non potrebbe pensarci da solo? Ha proprio bisogno di te. Sì, signore. Mia giovane fanciulla. Voi dite che Dio vuole liberare il regno di Francia. Se questa è la sua volontà, non ha certo bisogno di soldati. Ma, monsignore, a Dio non piacciono gli sfaccendati. Bisognerà che prima i soldati combattano una buona battaglia. Poi Dio darà loro la vittoria. Ehi, ehi! Come avete fatto a riconoscermi? Io non portavo la corona. Gentile Delfino, quel ragazzo di nessuna importanza sul vostro trono, col vostro manto e la vostra corona, era solo una farsa, ma si vedeva benissimo che quel ragazzo non era nessuno. Oh, vi sbagliate, è il figlio di un grande signore. Io non so chi sono i grandi signori, comunque si tratta di una nullità vicino a voi. Nostro re. Chi ti ha detto che ero io il tuo re? Io non ne ho l'aspetto. Me l'ha detto Dio, gentile Delfino, Dio, che vi ha sempre indicato attraverso vostro nonno, vostro padre e tutti i re che vi hanno preceduto per essere il luogotenente del suo regno. Monsignore, le risposte di questa ragazza sono interessanti e mostrano un certo buonsenso, ma in materia tanto delicata bisogna essere prudenti. Non è necessario che la vi disturbi ancora, la interrogo io stesso, venite. Non muovetevi! Sono io quello che ha riconosciuto ed è a me che si è rivolta. Lasciatemi solo con lei. Dico a tutti! Altezza, non è conveniente. È così, di punto in bianco. La vostra sicurezza. Riguarda me solo. Attraverso mio padre, attraverso mio nonno e tutti i re che mi hanno preceduto. Hai detto così, vero? Uscite, signori. È un ordine. Del re! Sei una ragazza meravigliosa. È la prima volta che riesco a farmi obbedire. Ma non sarà mica vero ciò che hai insinuato. Sei venuta per uccidermi per caso? Hai un coltello nascosto? No, hai un aspetto affabile. Sai, in mezzo a tutti questi pirati della corte, avevo finito per dimenticare che cosa significa avere un aspetto affabile. Siete molti nel mio regno ad avere un aspetto così? Moltissimi, signore. Sarà, non vi vedo mai. Bruti, preti e prostitute. Ecco la mia corte, le persone che vedo. C'è la mia piccola regina, tanto buona, ma così stupida. Bene, comincerai ad annoiarmi, eh? Comincerai col dirmi che devo diventare un grande re. Sì, Carlo. Ascolta, dobbiamo rimanere chiusi insieme almeno un'ora. Così li impressioniamo tutti. Se mi parli di Dio dal Regno di Francia per un'ora intera, io non ci resisto. Perciò ti faccio una proposta. Parliamo d'altro. Sai giocare alle carte? Non so che cosa siano. Oh, è un gioco divertente, sai. L'hanno inventato per papà, per distrarlo quando era ammalato. Ora vedrai, te lo insegno. Sai, io mi ci annoio da quanto lo gioco, ma tu non ne hai ancora l'abitudine e ti divertirai certamente. Io spero che non me lo abbiano rubato. Mi rubano tutto qui, sai. Tutto, tutto, tutto. Costa caro un gioco di carte. Non ci sono che i principi che possono permetterselo. In quanto a me, l'ho ereditato dal mio papà, non avrei certo i soldi per comprarne un altro. Che quei porci me l'abbiano rubato. Ah no, eccolo qui. Vieni. Lo sai che papà era pazzo? In certi giorni vorrei essere sicuro che sono suo figlio per avere la certezza di essere il vero re. Certi altri giorni vorrei sapere con certezza di essere un bastardo per non temere di diventare pazzo come lui verso i 30 anni. E tu? Dei due casi, quale preferisci, Carlo? Tu? Guarda, mi dai del tu. Se ne vedono delle belle al giorno d'oggi. Ecco una giornata divertente, ho l'impressione che non mi annoierò, è meraviglioso. D'ora innanzi non ti annoierai più. Credi? Tu mi hai chiesto quale caso preferirei. Quando ho del coraggio,
Preferirei rischiare di diventare pazzo ed essere il vero re. Quando non ho coraggio, preferirei mandare tutto all'aria, ritirarmi con 4 soldi all'estero e vivere tranquillo. Conosci Agnese? No. È una bella ragazza, non mi annoio con lei. Ma vuole sapere che le compri un mucchio di cose. E oggi hai del coraggio, Carlo? Oggi? Sì, credo di avere un po' di coraggio. Beh, non molto, intendiamoci. Avrei visto come ho mandato a spasso l'arcivescovo. Bene, a partire da oggi avrai coraggio tutti i giorni. Hai un trucco? Sì. Sei anche un po' strega. Oh. Ma puoi dirmelo, sai, tanto a me non importa. Ti giuro che non andrò a dirlo a nessuno. I supplizi mi fanno orrore. Pensa che una volta mi hanno portato a veder bruciare un'eretica. Ho vomitato tutta la notte. Ma no, Carlo, non sono una strega. Però posseggo lo stesso un bel trucco. Me lo vendi? Senza svelarlo ad alcuno? Io non sono molto ricco, però posso firmarti un buono per il mio tesoriere. Te lo regalo. Per niente? E allora non mi fido. O non è un trucco efficace o mi costerà troppo caro. La gente disinteressata è sempre al di là di qualsiasi prezzo. Sai, io ho preso l'abitudine di fare lo stupido perché mi lasciano in pace. Ma la so lunga, eh? Non mi si prende in giro facilmente. La sai troppo lunga, Carlo. Troppo? Non se ne sa mai troppo. Oh, qualche volta sì. Ma bisogna difendersi. Ma io vorrei vedere te. Se tu fossi come me, in mezzo a tutti questi bruti che pensano soltanto a tirarti un colpo di pugnale nella schiena quando meno te lo aspetti. Se tu fossi un tisicuzzo come me, non tarderesti a capire che c'è un solo mezzo per trarsi d'impaccio: essere molto più furbi di loro. Io sono molto più furbo di loro. E per questo sai che, bene o male, riesco a mantenermi sul mio piccolo trono di Bourges. D'ora innanzi ci sarò qui io a difenderti. Credi? Sì, io sono forte, non ho paura di niente. Hai una bella fortuna. Beh, ora ti insegno a giocare. Sì, va bene, però poi tocca a me insegnarti qualche cosa. Ad esempio? Ad esempio a non avere paura di niente e a non essere troppo furbo. D'accordo, d'accordo. Le vedi le carte? Ci sono dipinte delle figure. C'è di tutto come nella vita. Dei servitori, dei re, delle regine. Su alcune ci sono i cuori, le picche, i fiori, i quadri. Si distribuiscono le carte senza guardarle. La sorte te ne dà delle buone o delle cattive e si dà battaglia. A seconda del loro valore, le carte possono superarsi a vicenda. Quale sarà la più forte a tuo giudizio? Il re. È lui che comanda tutto. Sì, è una delle più forti. Ma c'è una carta ancora più forte del re a questo gioco. È questa, la vedi? Questo cuore tutto solo. Sai come si chiama? Dio. È lui che comanda il re. Ma lascia stare Dio 5 minuti, stiamo giocando a carte, è l'asso! Ma che asso? È idiota il tuo gioco di carte, ma che cosa ci può essere più forte del re se non Dio? L'asso, precisamente! L'asso è Dio se vuoi, ma ve ne uno per ogni specie, guarda, asso di cuori, asso di picche, asso di fiori e asso di quadri, ognuno ha il suo. Ma tu credi che gli inglesi non dicano le loro preghiere come noi? Credi tu che essi non invochino Dio a loro volta perché li protegga e li faccia vincere? È mio cugino, il duca di Borgogna. Anche lui, suo piccolo Dio, molto intraprendente, molto furbo, che lo tira sempre fuori da ogni imbarazzo. Dio è con tutti, cara ragazza. È l'arbitro ed è il marcapunti. Ah. E alla fine è sempre dalla parte di coloro che hanno molto denaro e un grande esercito. Perché dovrebbe essere oggi con la Francia, che non ha più niente. Appunto per questo, Carlo. Perché non hai più niente. Ma tu non lo conosci. Sì, Carlo, lo conosco meglio di te. Non è vero che Dio sia dalla parte del più forte. Egli è con coloro che si mostrano più coraggiosi. C'è una differenza. Dio non ama i vili. E allora non ama nemmeno me. E se non mi ama, perché dovrei amarlo? Non aveva che da infondermi coraggio, non domando di più. Eh sì, è vero. Però egli ti ha dato un'altra cosa. Una piccola scintilla che gli somiglia. Puoi farne buono o cattivo uso, Carlo. Dio ti lascia libero, sai. Puoi servirtene per giocare a carte oppure per costruire la tua casa, rifare il regno che ti hanno preso. Hai un figlio, Carlo, dalla regina. Ma che cosa lascerai a questo ragazzo morendo? Vuoi lasciargli un piccolo petto di Francia saccheggiato dagli inglesi? Ma non ti vergogni? Anche lui potrà dire quando sarà grande, Dio non si è occupato di me. Ma sarai stato tu, Carlo, a non occuparti di lui. Per tuo figlio, Dio, sei tu che ce l'hai in custodia. Sì, è vero, Dio ti ha dato un compito pesante, ti ha fatto re. Ma non lamentarti, nel suo modo migliore di occuparsi di un uomo. Ma se ti dico che ho paura di tutto? Ora ti insegno il mio trucco. Anch'io, sai, da principio, non dirlo a nessuno, ma ho avuto paura di tutto.
Ma tu lo sai perché il signor de la Tremouille non ha paura di nessuno? Perché è forte. Ma no, perché è stupido. Perché non ha immaginazione. Anche i cinghiali non hanno paura, e neppure i tori. Ma lo sai che è stato difficile per me venire qua, quanto per te è difficile rifare il tuo regno. Ho dovuto parlare con mio padre che mi ha picchiata e ha creduto che volessi fare la prostituta al seguito dei soldati. In proporzione mio padre picchia più duro degli inglesi. Ed è stato difficile, sai, convincere il grosso Baudricourt che gridava e aveva la testa piena di cattivi pensieri. Ma che cosa credi? Che non abbia mai avuto paura? Ho avuto paura sempre. E come hai fatto? Ho finto di non averne. Non è difficile, sai. Prova una volta. Tu dici, bene, ho paura. È un affare che non riguarda nessuno, riguarda soltanto me. Andiamo avanti e vai avanti. E se trovi un ostacolo insormontabile... E la Tremouille? Beh, sì, se vuoi. O gli inglesi, ben piazzati davanti a Orléans, con le loro grosse fortezze. Tu dici, bene, sono più numerosi, hanno cannoni, mura, riserve di frecce, sono sempre più forti. No, è vero, ho paura. Andiamo avanti, ancora un passo avanti, ecco. Ah, guarda, adesso la paura non ce l'ho più, l'ho avuta. Continuiamo. Gli altri sono stupiti del tuo contegno, si impauriscono a loro volta e tu passi. Passi, perché sei intelligente, perché hai avuto dell'immaginazione, perché hai avuto paura prima di loro. Ecco il segreto. Già, ma se gli altri sono più forti? Non serve essere più forti. E questo trucco riesce sempre? Sempre. Credi che si possano fare delle prove con questo trucco? Oh, naturalmente che si può, bisogna sempre provare. Domani, se ho tempo, proverò. No! Ora! Sei già pronto! Ma tu vuoi che chiami l'arcivescovo e la Tremouille e dica loro che ti affido il comando dell'esercito? Vedremo che faccia fanno! Chiamali! No, no, ma io ho paura, sai, io muoio di paura. Oh, ma benissimo, allora va molto bene. Hai tutta la paura che vuoi. Io credo. Oh, ma allora va bene, perché hai un gran vantaggio su di loro. Quando loro cominceranno a tremare, tu avrai già finito. Perché quello che conta è di essere i primi a tremare e prima della battaglia. Aspetta, adesso vedrai. Mi chiamo. Signor Arcivescovo, signor della Tremouille, Monsignore il Delfino, vi chiama. Ma se ti dico che ho paura, ho paura! Ma devi averne di più! Ma non posso averne di più! Ma allora hai vinto! Dio ti guarda, ti sorride e dice quel piccolo Carlo, ha paura e li chiama lo stesso. Fra 8 giorni avremo Orléans. Ci avete chiamato, Altezza? Sì. Ho deciso, Monsignore. Ho deciso a vostro riguardo e a riguardo del signor della Tremouille. Ordino che Giovanna, qui presente, assuma il comando del mio esercito. Se non vi piace, signor della Tremouille, vi prego di consegnarmi la spada, siete arrestato! Bene, Carlo! Vedi com'era semplice, guarda che faccia, muoiono di paura! Oh, grazie! Grazie, mio Dio, grazie! In ginocchio, signor della Tremouille! In ginocchio! E voi, signor arcivescovo, datemi la vostra benedizione. E presto! Non abbiamo un minuto da perdere! Ora abbiamo avuto tutti una bella paura. Dobbiamo correre a Orléans! Che farsa! È evidente che nella realtà non è avvenuto così. C'è stato consiglio, hanno discusso il pro e il contro e hanno deciso di servirsi di Giovanna come di una portabandiera per soddisfare il voto del popolo, una piccola e gentile mascotte. Da quel giorno abbiamo cominciato a essere battuti contro tutte le leggi della strategia. C'è stato l'imponderabile. Insomma, c'è stato Dio, se ci tenete, signor Vescovo. È un elemento che gli stati maggiori non prevedono mai. Una piccola allodola che cantava nel cielo della Francia. Personalmente, Monsignore, amo la Francia e non mi consolerei mai se la perdessi. Il canto chiaro e giocondo di una allodola immobile nel sole,
mentre tentano di colpirla, è tutta la Francia. O per meglio dire il suo lato migliore, perché anche la Francia ha la sua buona parte di imbecilli, di incapaci e di crapuloni. Ogni tanto però c'è una lodola nel suo cielo che li cancella. Amo la Francia. Eppure voi tirate su quella lodola. L'uomo è fatto di contraddizioni, signor Vescovo. Capita di uccidere e di amare. Io amo anche le bestie, eppure sono cacciatore. Andate! La lodola è presa. Carlo e la sua corte l'abbandonano senza neppure uno sguardo. Abbandonano la piccola mascotte che non porta più fortuna e tornano alla buona e vecchia politica. Portatela via e sia giudicata. Giovanni, eccoti ancora dinanzi a noi. Riconosci, dall'alto del tuo orgoglio e della tua ostinazione, che la misericordia e la tenerezza nostra tentano di salvarti. Tu credi sempre di essere fra i nemici, ma se fosse vero, se pensassimo solo a condannarti, lo avremmo già fatto una decina di volte. Le tue risposte, infatti, sono sempre un po' imprudenti. E invece noi, uomini saggi e forti, dinanzi a te, ignorante e debole, cerchiamo solo di strapparti una parola di pentimento che ci permetta di assolverti. E sia pure. Ma non potresti strapparmi niente che non sia dentro di me. La verità. Ma ho giurato di dire la verità, l'ho detta. Potresti interrogarmi tutta la vita, non otterresti di più. Non è la verità quella che tu ci offri, Giovanna. È la tua verità,
Tu credi sinceramente che sia stato il cielo a suggerirtela? E noi temiamo invece che sia stato il demonio. Non è contro di te che lottiamo, ma contro di lui. Giovanna, siamo deboli di fronte a lui e ti chiediamo aiuto. Io vi aiuterò, signore, purché non pretendiate niente contro Dio, contro le voci e contro il re. Ma il tuo re ti abbandona, Giovanna. Ma perché ti ostini a difenderlo? Ti hanno letto ieri il suo messaggio alle città fedeli che ti sconfessino. E il mio re ugualmente. Non hanno ancora finito di rimproverarci quel messaggio. Necessario, sire. Era necessario. Nelle circostanze odierne, la causa della Francia non poteva più essere legata a quella di Giovanna. Giovanna, ascoltami e cerca di capirmi. Il tuo re non è il nostro re. Un trattato di buona e regolare forma fa del nostro re Enrico VI di Lancaster il re di Francia e d'Inghilterra. Questo non è un processo politico. Noi tentiamo semplicemente, con tutte le nostre forze e buona fede, di ricondurre una pecora smarrita nel seno di nostra santa madre Chiesa. La vana resistenza del campo d'Armagnac, le ambizioni ridicole di colui che tu chiami il tuo re per un trono che non è il suo, sono per noi atti di ribellione e di terrorismo. Tu sei apparsa, hai rianimato il fuoco moribondo, la nostra causa ha subito gravi rovesci e allora ti abbiamo catturata. Giovanna, tu non sei stupida. Le tue risposte, qualche volta insolenti, lo provano. Mettiti nei nostri panni. Ma come possiamo credere che sia stato Dio a mandarti contro di noi? Ma dobbiamo crederlo solo perché dici di avere sentito le voci? Lo ammetterete quando vi avremo battuti. Se tutte le volte che una ragazza di villaggio è andata dal suo curato a dirgli «Ho avuto la visione della Vergine Maria, ho sentito delle voci che mi hanno detto di fare questo e quello», tu credi che se il curato le avesse dato retta, la chiesa sarebbe ancora in piedi? Non lo so. Ecco, tu non lo sai, ma sei una ragazza di buon senso. Per questo mi sforzo di farti ragionare con me. Tu hai avuto un comando in guerra, vero? Sì, ho comandato centinaia di bravi giovani che mi credevano e mi seguivano. Bene, hai comandato. E se il giorno della battaglia uno dei tuoi soldati avesse dato ascolto alle voci e queste gli avessero detto di non attaccare, che cosa avresti fatto? Monsignore, come si vede che siete un prete. Non li avete mai visti bene i nostri soldatoni? Picchiano duro, bevono forte, ma per quanto riguarda le voci... Non scherzare, Giovanna. Quel soldato che venisse a dirti che le voci gli hanno consigliato di non combattere sarebbe costretto al silenzio e molto più brutalmente di quanto non cerchiamo di fare a te con i nostri ragionamenti. Ma sì, insistete pure, è vostro diritto. Ma il mio è di continuare a credere e di rispondere no. Giovanna, non chiuderti nell'orgoglio. Noi non possiamo credere alla divinità della tua missione, né come uomini né come preti. Tu puoi farlo spinta dal demonio. Tu e tutti coloro che si sono serviti di te. Ma ricordati che i più intelligenti non ti hanno mai creduta. Neppure il tuo re ha mai avuto fiducia in te, Giovanna. Nessuno crede in te, tranne il popolo che crede sempre a tutto e che domani seguirà un altro idolo. Sei sola. E non è vero che la tua ostinazione, la tua forza morale dimostrino che Dio ti difende. Anche il diavolo ha la pelle dura ed è intelligente. Egli è stato uno degli angeli più intelligenti. Prima della ribellione. Io non sono intelligente, signore, sono una povera ragazza di paese come tante altre. Ma se una cosa è bianca non posso dire che è nera, ecco! Ma se ammetti di non essere intelligente, se riconosci di essere una contadina come tante, come sei riuscita a giungere dinanzi al principe? Come sei riuscita a farti affidare da un giorno all'altro il comando dell'esercito? Hai usato la formula magica.
Quale scongiuro è servito per farti accogliere da colui che chiami il tuo re, per farti affidare il suo esercito? Gli ho dato del coraggio, ecco tutto. E Dio? O la forza che tu dici di avere avuto da Dio non è intervenuta? Ma Dio interviene sempre, signor Vescovo. Io lo credo. Quando una ragazza di buon senso parla e l'ascoltano, vuol dire che Dio è presente. Egli è buon amministratore. Quando gli servono due soldi di buon senso, non spende mai il capitale di un miracolo. Ecco una buona risposta, monsignore. Ecco un'umile risposta. Non possiamo certo segnarla a suo danno. Forse che non credi ai miracoli come li conosciamo dai libri santi. Neghi ciò che ha fatto Gesù alle nozze di Cana, neghi che ha resuscitato Lazzaro, no. Neghi che... No, io non nego niente, signore. Nostro signore Gesù ha certamente fatto tutto questo, visto che sta scritto nei suoi libri. Egli ha mutato l'acqua in vino, ma così come ha creato l'acqua e il vino. Egli ha riannodato il filo della vita di Lazzaro, ma per lui... Per lui, che è padrone della vita e della morte, tutto questo non è più straordinario di quanto non sia per me filare la conocchia? Sentitela! Dice persino che i miracoli non esistono. Ma sì, signore, esistono. Ma i veri miracoli, quelli che fanno sorridere di piacere Dio in cielo, li fanno gli uomini, da soli, col coraggio e l'intelligenza che gli ha dato loro. Miracolo è il soldato che ama la vita con tutte le sue forze e tuttavia difende un ponte pur sapendo che sarà ucciso. Ma perché è quello che deve fare? Miracolo è la fanciulla che si sente giovane, bella, felice, pura e bacia il lebbroso sulla bocca. È la madre che si consuma e dimentica di vivere per il suo bimbo che un giorno l'abbandonerà senza un'occhiata. Oh, ma miracolo è ancora qualcosa di più semplice. È l'operaio che pialla bene un asse, perché quell'asse deve essere piallata bene, anche se facendolo con cura un po' minore. Nessuno se ne accorgerebbe. E così, Giovanna, tu ci hai detto molto tranquillamente che il vero miracolo di Dio sulla terra è l'uomo. Proprio l'uomo. Questo peccatore, questo errore vivente, questa maldestra creatura, questo impotente? Sì, l'uomo. Egli ha tutti i difetti, ma possiede anche la forza, il coraggio, l'intelligenza. E li possiede proprio nel momento in cui si sente più abbandonato. Ma li ho visti io, gli uomini, in guerra! È possibile, monsignore, che opprimendola di domande noi finiamo per farle dire cose diverse da quelle che intende dire? Fratello l'advenuto! Non siamo sicuri di avere soltanto lei di fronte. Ricordatelo. E così, Giovanna, tu compatisci l'uomo. Tu credi che egli sia uno dei grandi miracoli di Dio, forse il solo? Sì, signore. Tu bestemmi. L'uomo è impurità, è stupro. È visione oscena. L'uomo si torce nel suo letto la notte, in preda alle ossessioni della bestia. Sì, monsignore, pecca ed è ignobile. E poi d'improvviso non si sa perché lui che amava vivere e godere, proprio lui un giorno in cui esce da una casa di piaceri si slancia contro un toro in fuga e salva un bambino sconosciuto. Il bambino scappa gridando, il toro si rimette a brucare l'erba. Nessuno vede, nessuno ringrazierà il Salvatore. E questi muore tranquillo, le ossa fracassate, ringraziando Dio che tutto sia così semplice nel caos. Muore come una bestia, nel peccato. Muore senza il prete. No, monsignore, muore riscattato. E Dio l'accoglie sorridendo perché ha agito due volte da uomo, facendo il male e facendo il bene. Dio l'ha creato appunto per questa contraddizione. A porte inferi, erue nos, domine.
Giovanna, ti ho lasciato parlare senza mai interrogarti perché volevo vedere se ti rivelavi. Ce n'è voluto del tempo. Il giudice istruttore vedeva il diavolo. Il vescovo vedeva l'orgoglio di una ragazza inebriata dal successo. Dietro la tua ostinazione, dietro la tua piccola fronte testarda, aspettavo che qualcosa apparisse. Ecco, ora si vede. Io rappresento qui la Santa Inquisizione. Vengo dalla Spagna. È la prima volta che mi mandano qui. Non conosco né il clan inglese né il clan Verbagnac. Non mi importa nulla che regni sulla Francia il suo principe o Enrico di Lancaster. Certo, la disciplina in seno a nostra madre chiesa non mi è indifferente, ma in fin dei conti è un problema secondario, un problema di gendarmeria che l'Inquisizione lascia ai vescovi e ai curati. L'Inquisizione ha da difendere cosa ben più alta e più segreta dell'integrità temporale della Chiesa. Essa lotta contro l'invisibile, segretamente, contro un nemico che lei soltanto può individuare, di cui sa valutare il pericolo. Capita qualche volta all'Inquisizione di armarsi contro un imperatore. Le capita qualche volta di spiegare lo stesso apparato di forza, la stessa vigilanza, la stessa asprezza contro qualche vecchio sapiente dall'apparenza inoffensiva, oppure contro un prete sperduto in un villaggio, o contro una fanciulla. I principi della terra ridono nel vedere tante precauzioni. Essi pensano che un po' di corda e la firma di un sergente in fondo a una sentenza di morte sarebbero sufficienti, ma l'Inquisizione lascia ridere. Essa riconosce e non sottovaluta il nemico, dovunque lo trovi. Il nemico non è il diavolo forcuto, spavento dei ragazzi turbolenti, che il signor procuratore vede dappertutto. Il nemico, il suo solo nemico. Ti sei svelata, Giovanna, pronunciando il suo nome. È l'uomo. In piedi, Giovanna, e rispondi. Sono io che ti interrogo. Tu sei cristiana? Sì, signore. Dunque sei battezzata. Da bambina hai vissuto all'ombra della chiesa che si allungava sulla tua casa. Le campane regolavano le tue preghiere, il tuo lavoro. Gli emissari da noi mandati al tuo villaggio hanno raccolto tutti le stesse informazioni. Eri pia. Qualche volta, invece di giocare, di correre con le tue compagne, e non eri affatto una bambina triste, ti piaceva giocare, ti piaceva correre, ti rifugiavi nella chiesa e vi restavi a lungo, sola, in ginocchio, senza neppure pregare, guardando le vetrate. Sì, mi piaceva stare in chiesa. Hai avuto un'amica che amavi, una bambina come te, Claudine. Sì, signore. L'amavi molto. Infatti, quando sei partita per Vaucouleurs, sapendo che non saresti tornata più, hai salutato tutte le tue amiche, ma da lei non sei andata. Avevo paura di commuovermi. Questa tenerezza umana, tu non l'hai riservata solo alla tua amica. Curavi i bambini poveri, i malati, senza dirlo. Qualche volta hai fatto molte leghe per portare un po' di brodo a una vecchia, abbandonata in una capanna. Più tardi, alla prima battaglia, ti sei messa a piangere in mezzo ai feriti. Non potevo vedere scorrere sangue francese. Non si trattava solo di sangue francese. Un bruto che aveva catturato due inglesi in una scaramuccia davanti a Orléans ne ha ucciso uno perché non camminava abbastanza in fretta. Tu ti sei slanciata dal tuo cavallo in lacrime, hai appoggiato il capo dell'uomo sulle tue ginocchia e l'hai consolato. L'hai aiutato a morire, asciugandogli il sangue dalla bocca, chiamandolo figlio e promettendogli il cielo. Ma sapete anche questo?
La Santa Inquisizione sa tutto, Giovanni. Essa ha valutato bene la tua tenerezza umana prima di mandarmi a questo giudizio. Signor Inquisitore, sono contento di sentirvi ricordare cose che qui passano sotto silenzio, è vero. Tutto ciò che conosciamo di Giovanna, dalla sua infanzia ad oggi, ispira tenerezza, umiltà, carità cristiana. Silenzio, fratello Ladvenu. Sono io che interrogo. Non dimenticate che io rappresento la Santa Inquisizione, la sola qualificata per distinguere tra la carità, virtù teologale, e l'ignobile e ripugnante beveraggio lattiginoso della tenerezza umana. Signori, come siete pronti a intenerirvi? Basta che l'accusata sia una giovinetta, basta che vi guardi coi suoi grandi occhi e mostri due spiccioli di buon cuore e di ingenuità, ed eccovi pronti ad assolverla, tutti commossi. Bei difensori della fede. Mi accorgo che l'Inquisizione dovrà tagliare, e tagliare ancora, e dovrà esigere che altri taglino ancora, quando non ci saremo più, per abbattere, per sfoltire le file, perché la foresta rimanga sana. Nostro Signore ha amato d'amore. Egli ha detto: lasciate che i pargoli vengano a me. Egli ha posato la sua mano sulla spalla della donna adultera e le ha detto: vattene in pace. Fratello Ladvenu, dovrò occuparmi anche di voi. Noi esortiamo a leggere i brani del Vangelo che ammoniscono e poi chiediamo ai nostri curati di divulgarli. Ma li abbiamo prima tradotti in lingua comprensibile? Li abbiamo adattati a tutti? Sarebbe un delitto permettere che le anime semplici sognino su quei testi che soltanto noi dobbiamo interpretare. Siete giovane, fratello Ladvenu, e generoso. Si tratta di malattie passeggere di cui l'esperienza vi guarirà. L'esperienza vi insegnerà che la giovinezza, la generosità, la tenerezza umana sono i nostri nemici. Perlomeno, vi auguro di impararlo. Sappiate per ora che i testi di cui parlate, se commettessimo l'imprudenza di abbandonarli in tutte le mani, insegnerebbero ai semplici di cuore l'amore dell'uomo. Chi ama l'uomo non ama Dio. Eppure Dio si è fatto uomo. Signor Vescovo, in forza del vostro potere discrezionale nel processo, vi chiedo di rinunciare per oggi alla collaborazione del vostro giovane aggiunto. Provvederò, terminata questa udienza, a presentare un'accusa contro di lui, se vi sarà materia. Uscite, fratello Ladvenu. Contro di lui e contro qualsiasi altro. Non vi è gente troppo in su per noi, sappiatelo. Accuserei me stesso se Dio mi abbandonasse nell'errore. Dio mi guardi. Signor Inquisitore, vi devo obbedienza, a voi e al reverendo signor il Vescovo. Ma pregherò nostro Signore Dio che vi induca a riflettere, quando sarete solo con lui, come sia fragile il vostro piccolo nemico. Più il nostro nemico è fragile, piccolo e tenero e puro e innocente, e più è temibile. La prima volta che hai sentito le voci, non avevi ancora 15 anni. Ti hanno detto soltanto: sii buona e savia, vai in chiesa. Vai spesso in chiesa? Sì, signore. Fin qui, certo ti deludo, non vedo niente di eccezionale. Monsignore Cochon te l'ha detto. I nostri archivi sono pieni di rapporti dove i curati affermano che nei loro villaggi vi è una contadina che sente le voci. Non vi badiamo. Quella contadina supera tranquillamente la sua piccola crisi mistica insieme con le malattie d'obbligo dei bimbi. Tu invece hai perseverato e un bel giorno le voci ti hanno comandato qualcosa di molto preciso e di molto insolito per delle voci celesti. Mi hanno comandato di salvare la Francia e di scacciare gli inglesi.
Avete patito molto per la guerra a Don Remy? No, da noi non hanno bruciato niente. Una volta sono passati piuttosto vicini, allora noi siamo scappati tutti. Il giorno dopo, quando siamo rientrati, abbiamo trovato ogni cosa intatta. Erano passati lontano. Tuo padre era ricco. I lavori dei campi non ti facevano soffrire, credo. No, però non era una pastorella qualunque. Per cucire e filare non c'era donna a Rouen che mi superasse. Perciò una bambina piena di agi e felice, e le disgrazie della Francia non ti colpivano. Tuttavia un bel giorno hai sentito in te di dover partire. Le voci me lo comandavano. E le voci ti avevano già detto tutto. Che la tua cavalcata sarebbe stata breve e trionfale, che avresti consacrato il re e che ti saresti ritrovata qui, interrogata da noi, ai piedi di un rogo che ti aspetta e che sarà acceso sulla piazza del mercato. Non mentire, Giovanna, tu lo sapevi già. Sì, le voci mi avevano detto che sarei stata imprigionata, ma che subito dopo sarei stata liberata. La morte libera è una parola appunto che si adatta alle voci celesti. E sei partita, malgrado tuo padre, malgrado tua madre, malgrado tanti ostacoli. Sì, signore, occorreva. Sei partita per aiutare gli uomini, tuoi fratelli, per aiutarli in un'impresa umana, quella di riconquistare la terra dove sono nati e alla quale credono di avere diritto. E Dio non poteva permettere che gli inglesi saccheggiassero, uccidessero, dettassero legge presso di noi. Quando avranno ripassato il mare, torneranno anche loro figli di Dio, ma a casa loro. E io non andrò certo a combatterli. Visto che eri in rapporto diretto con il cielo, non ti è venuta in mente un'idea più semplice, più adatta alla tua condizione di fanciulla? Quella di consacrare la vita alla preghiera, alla penitenza, per ottenere appunto dal cielo che scacciasse gli inglesi. Ma Dio prima vuole che si piti forte, signore. La preghiera un di più. Io ho preferito spiegare a Carlo come doveva attaccare. E l'ho spiegato anche al gentile Dinois, e l'Air, e Saint-Trai, i miei bravi tori furiosi. Oh, che belle battaglie, che felicità. Come si stava bene, di buon mattino, stretti tra amici. Per uccidere, Giovanna. Iddio ti ha detto di uccidere. Ma non ci si pensava nemmeno. O per uccidere o per morire. O semplicemente per vivere il chiaro mattino del buon Dio, nell'ebbrezza della marcia e nello scintillare delle armi al sole. Hai amato la guerra, Giovanna. Sì. Sì, è un peccato di cui Dio dovrà assolvermi. Ma la sera io piangevo sul campo di battaglia vedendo che la scintillante festa del mattino aveva causato tanti morti. Ma il giorno dopo ricominciavi. Ma era il Dio volerlo, fino a che fosse rimasto un inglese in Francia. E poi i miei due grossi capitani avevano un modo così buffo di entrare al mattino nella mia tenda. Rasati, lucidi, innocenti come ragazzi. Ingoiavano le bestemmie. Dicevano: dunque, signora Giovanna, abbiamo pregato secondo le promesse. Si combatte questa mattina? Ma vedrete che l'ultima parola non è detta. Ritorneranno, tutte e due, per liberarmi, con 300 o 400 lance. Sono venuti, Giovanna, fino alle porte di Rouen. Hanno voluto vedere quanti inglesi ci fossero nella città e se ne sono andati. Davvero senza combattere? Sono certo andati a cercare rinforzi. Sono stata io a insegnare che non bisogna attaccare battaglie alla cieca, come ad Azincourt. Sono ripartiti verso il mezzogiorno, al sud della Loira, dove il re Carlo, stanco della guerra, licenzia le armate e cerca di concludere un trattato che gli lasci almeno un angolo della Francia. Non ritorneranno mai, Giovanna! Non è vero! Lei ritornerà. Il buon Lahir era il più stupido e il più coraggioso. Lahir non è che un capobanda. Si è venduto con i suoi soldati a un altro principe. Appena ha saputo che veniva la pace, in questo momento marcia verso l'Allemagna per saccheggiare altri paesi. Non è vero! Ti ho mai mentito? È verissimo. E perciò vuoi sacrificarti per difendere quelli che ti abbandonano. I soli al mondo che ti possono salvare. Per quanto ciò ti possa sembrare paradossale, siamo noi. Giovanna, abiura, rientra nel seno della Chiesa.
Essa saprà liberarti dall'angoscioso obbligo di dover giudicare tu stesso. Non dovrai più avere pensiero di niente. Sconterai la tua punizione, sia dura sia lieve, e te ne andrai in pace. Giovanna, hai molto bisogno di pace. Per quanto riguarda la fede, mi rimetto alla Chiesa. Ma per quanto riguarda ciò che ho fatto, non lo rinnegherò mai. Vedete come l'uomo rialza la testa. Capite ora chi giudicate. Quelle voci celesti avevano reso sordi anche voi. Vi ostinate a cercare non so quale diavolo. Vorremmo tutti che si trattasse solo di un diavolo. Il processo terminerebbe presto. Il diavolo è sempre un nostro alleato. Non si tratta che di un vecchio angelo. Egli è sempre con noi. Con le sue bestemmie, con i suoi insulti, col suo odio verso Dio, egli manifesta ancora una fede. È l'uomo, invece, l'uomo tranquillo e limpido che mi fa paura. Mille volte di più. Guardatelo, l'uomo incatenato, disarmato, abbandonato dagli amici e non più tanto sicuro. Non è vero, Giovanna, che quelle voci ormai silenziose da tanto tempo gli abbiano mai veramente parlato? Supplica egli forse Dio di accoglierlo sotto la sua mano? Implora forse che quelle voci tornino a illuminargli il cammino? No. Egli affronta la tortura, le umiliazioni e le percosse in una miseria bestiale sul letto freddo della prigione. Egli solleva gli occhi verso l'immagine vittoriosa di se stessa e dichiara che quell'immagine è il suo solo Dio. Ecco ciò che io temo. Giovanna, tu muori dalla voglia di ripetere la tua frase. Per quanto riguarda ciò che ho fatto, non lo rinnegherò mai. Sentite. Per quanto riguarda ciò che ho fatto, non lo rinnegherò mai. La frase che tutti hanno pronunciato sul patibolo, nelle camere di tortura, ogni qualvolta sono stati imprigionati. La frase che pronunceranno ancora, nei secoli, con la stessa impudenza, poiché la sfida dell'uomo non finirà mai. Per quanto noi diventiamo potenti, sotto una forma o sotto l'altra, per quanto diventi pesante sul mondo l'idea, per quanto dura, sottile e precisa sia la sua organizzazione e la sua polizia, ci sarà sempre un uomo da raggiungere in qualche paese. Un uomo che fuggirà e che sarà imprigionato e ucciso, ma che ancora una volta umilierà l'idea al colmo della potenza dicendo semplicemente no. Senza abbassare gli occhi. Razza insolente. Avete bisogno di interrogarla ancora? Di domandarle perché si è gettata dall'alto della torre dove era prigioniera per fuggire o per annientarsi contro i comandamenti di Dio? Perché ha lasciato suo padre, sua madre? Perché si è vestita da uomo contro i precetti della Chiesa? La sua risposta di uomo, la sua risposta umana sarà sempre la stessa. Ciò che ho fatto, l'ho fatto. Mi appartiene. Nessuno può riprendermelo. Io non rinnego niente. Voi potete uccidermi. Potete farmi dire qualunque cosa sotto la tortura. Ma farmi pronunciare un sì, ecco ciò che non potrete mai. Ebbene, signori, noi dovremo imparare, in un modo o nell'altro, e per quanto possa costare caro all'umanità,
Dovremo imparare a far dire sì all'uomo. Finché un uomo resterà in piedi, senza curvarsi, l'idea, anche dominando il resto del mondo, sarà in pericolo. Per questo, io chiedo per Giovanna la scomunica, la scaccio dalla Chiesa e la consegno al braccio secolare perché la colpisca. Sarà una triste vittoria questa, contro di te. Ma almeno tacerai. Fino a questo momento non abbiamo trovato di meglio. Il signor inquisitore ha domandato per te la scomunica e il supplizio, Giovanna. E ho timore che il signor giudice istruttore domandi a sua volta la stessa pena. Io dovrò decidere. Ma prima di tagliare e di gettare lontano il tronco marcio, tu, la nostra madre chiesa che ama le pecore smarrite, ti scongiura un'ultima volta. Conosci quest'uomo, Giovanna? È il carnefice di Rouen. Sarai consegnata a lui. A meno che tu voglia affidarci la tua anima da salvare. Il rogo è pronto? Sì, monsignore. È più alto dell'ordinario, perché Giovanna possa essere veduta da lontano. Sarà difficile per me salirvi e non potrò darle aiuto. E che cosa vuol dire darle aiuto? Un trucco del mestiere, monsignore. Lascio che le fiamme si accendano. Poi nel fumo mi arrampico dietro al condannato, fingendo di disporre le fascine e lo strangolo. Non rimane che la carcassa dello stile. È meno crudele. Ma questa volta il rogo è troppo alto, non potrò arrampicarmi. E allora per forza la faccenda sarà più lunga. Hai sentito, Giovanni? Sì. Voglio offrirti ancora una volta la mano. La grande mano soccorrevole della Chiesa, tua madre, che vuole salvarti, ma sarà l'ultima. Ti faccio ancora una domanda. Mentre i soldati di Monsignor Warwick si schierano sulla piazza e trattengono la folla che sta arrivando dall'alba. Eh sì, sono venuti tutti molto presto per procurarsi buoni posti. In questo momento mangiano le provviste, sgridano i bambini, scherzano. E interrogano i soldati se lo spettacolo cominci presto. No, no, non è gente cattiva. Sarebbero venuti ad applaudirti se tu fossi entrata solennemente in Rouen. Le cose sono andate in modo diverso e allora vengono a vederti bruciare. Sai, per loro, che non vivono molte avventure, il trionfo, la morte dei grandi, è uno spettacolo. Bisogna perdonarli, Giovanna. Essi pagano cara la loro esistenza di popolo e hanno diritto a qualche distrazione. Li perdono. E perdono anche a voi, monsignore. Orgoglio. Abominevole orgoglio. Monsignore ti parla come un padre per salvare la tua anima miserabile e tu hai la sfacciataggine di dire che lo perdoni. Monsignore mi parla con dolcezza, ma non è chiaro se lo faccia per salvarmi o per abbattermi. E poiché tra poco sarò obbligato a farmi bruciare, io gli perdono. Voglio rimettermi alla Santa Chiesa. Voglio la Santa Comunione, se me la rifiutano. Te la concederemo. Ma dopo la confessione e quando ti sarai rimessa nelle nostre mani, a noi basta che tu dica sì, è tutto. Sei coraggiosa, lo sappiamo, ma la tua carne è tenera. Non avrai paura di morire? Sì, avrò paura, ma cosa importa? Sì, ti conosco abbastanza, Giovanna, per credere che la paura non basti a farti abbiurare, però tu devi avere un'altra paura, molto più grande. Quella di esporti per orgoglio e per ostinazione alla condanna eterna.
Ma che cosa rischi, anche se le tue voci vengono da Dio, a fare un atto di sottomissione ai preti della tua chiesa? Noi, se non crediamo alle tue voci e al loro comando e ti infliggiamo la punizione adatta, noi possiamo commettere un peccato di ignoranza, di presunzione e di orgoglio, e lo pagheremmo nella vita eterna. Correremo questo rischio per te, Giovanna. Tu invece non ne corri alcuno. Tu dici, mi rimetto a voi, pronunzi semplicemente il sì e sei in pace. Tu non rischi niente. Perché mi parlate con questa dolcezza, signore? Preferirei essere battuta. Se ti battessi, darei un pretesto al tuo orgoglio che chiede soltanto di farti morire. Io non ho né paura né amicizia per gli inglesi che si impazientano dietro a quella porta. Probabilmente rischio la mia libertà per salvarti. Ho fatto morire molti, come ciascuno di noi qui, per difendere la Chiesa. Ora basta, sono stanco, non voglio avere l'obbligo di uccidere ancora una volta. Una fanciulla. Aiutami. Che cosa devo rispondere? Ascoltami e rifletti bene su ciascuna parola. Vi rimettete voi con umiltà alla Santa Chiesa Apostolica Romana, al nostro Santo Padre il Papa, ai suoi vescovi, perché siano esaminate le vostre azioni e siano giudicate? Fate voi atto di sottomissione intera e totale, domandate di rientrare nel seno della Chiesa? Basterà che tu risponda sì. Sì, sì, ma... Nessun ma, Giovanna. Sì, ma non voglio essere costretta a dire il contrario di ciò che mi hanno comandato le voci. Non voglio testimoniare contro il mio re. Non voglio dire nulla che oscuri la gloria della sua corona, acquisita per sempre. Ecco l'uomo, sempre l'uomo. Non c'è modo di farlo tacere. Ma insomma, Giovanna, sei pazza. Non si mercanteggia con la madre chiesa. Ha forse mercanteggiato lui quando è morto per te? Sei in ritardo su di lui, Giovanna. In ritardo per quanto riguarda gli schiaffi, gli sputi sul viso, la corona di spine e l'agonia fra i due ladroni. E non potrai mai raggiungerlo. Tutto ciò che gli ti domanda a mezzo nostro è di sottometterti al giudizio della sua chiesa. Esiti. Ah, oh, perdonate, perdonate, signore, io non pensavo che avrebbe potuto desiderarlo nostro signore. Sì, sì, è vero, avete ragione, egli ha sofferto molto più di me. Io supplico umilmente la nostra madre chiesa di riprendermi nel suo seno. Mi rimetto al suo giudizio. Bene, Giovanna. La seconda domanda è più semplice. Prometti di non prendere più le armi? Ma c'è ancora molto da fare. Ci penseranno gli altri. Il tuo ruolo di soldato è finito. Però noi abbiamo ancora bisogno del tuo sì per poterti salvare dalla morte. Allora prometti di non prendere più le armi? Ma se il mio re avesse ancora bisogno di me? Oh, via, via, se per me potete promettere, non ho bisogno di voi. Beh, allora... Allora sì. Prometti di non vestirti più da uomo violando tutte le norme della decenza e della modestia cristiane? Me l'avete chiesto 10 volte, ma l'abito non conta. Io dovevo andare a cavallo in mezzo ai soldati, dovevo sembrare un soldato, non una ragazza. Ammettiamo pure che quel vestito ti fosse utile in guerra, ma da quando sei prigioniera? Da quando hai cessato di combattere e rifiuti di cambiarlo, perché? Non posso, non sono sola in cella. E con ciò? 2 soldati inglesi mi sorvegliano notte e giorno. Ebbene, non vuoi rispondere? Rispondi, Giovanna. Io credo di capire, ma devi parlare tu. Le notti sono lunghe, mi trovo incatenata. Cerco sì di non addormentarmi, ma alla fine la stanchezza mi vince. Continua. Hai voglia di dormire. E poi? Vestita da uomo posso difendermi. E sei obbligata a difenderti dall'inizio del processo? Da quando sono caduta prigioniero, signori, tutte le notti. Tutte le volte che mi rimandate laggiù la cosa ricomincia.
Mi sono abituata a non dormire ed è per questo che quando ricompaio davanti a voi rispondo in modo così vago. È lungo difendersi tutta la notte, quei due sono forti, mi tocca battermi duramente. Se fossi vestita da donna. E perché non chiami l'ufficiale? Mi hanno detto che se lo chiamo quei due vengono impiccati. Incredibile. Nell'esercito francese capisco, ma nell'esercito inglese. Riprendi le tue vesti femminili, Giovanna, e sarà la chiesa stessa a proteggerti, te lo prometto. E va bene. Va bene, accetto. Grazie, Giovanna, di avermi aiutato. Ho temuto per un istante di non riuscire a salvarti dalla morte. Beh, adesso ti leggiamo il tuo atto di abiura. È pronto, non hai che da firmare? Sì, ma io non so scrivere. Farai una croce. Signor inquisitore, mi permette di chiamare il fratello Ladvenu perché legga l'atto? Lo avevo incaricato di redigerlo. E poi dobbiamo esserci tutti per emettere la sentenza. Giovanna è tornata fra di noi. Sarete soddisfatto? L'uomo ha detto di sì. Io aspetto la fine. Chiamate il fratello Ladvenu. Signor inquisitore, non lascerete fare una cosa simile? Se ha detto di sì. Monsignor il vescovo ha condotto il processo con una indulgenza che non capisco. So d'altra parte che gli mangia alla greppia inglese. Non vorrei che mangiasse con più abbondanza anche a quella francese. Questo è il problema. Non è il problema che mi pongo. Non è un problema di mandibole. È molto più grave. Fratello Ladvenu, Giovanna è salva. Leggete l'atto di abiura e lei lo firmerà. Grazie, Giovanna. Ho pregato sinora per te. Io, Giovanna, volgarmente detta la Pulzella, confesso di aver peccato di orgoglio, di caparbietà e di malizia, affermando di aver avuto la rivelazione di nostro Signore Dio tramite gli angeli e le dilette sante. Confesso di aver bestemmiato con l'ostentazione di un abito immodesto, contrario al galateo del mio sesso e agli insegnamenti di nostra Santa Madre Chiesa. E confesso di aver incitato gli uomini ad uccidersi con i miei malefizi. Io rinnego codesti peccati, giuro sui santi Vangeli che non porterò più questo abito d'eresia, che non prenderò più le armi. Dichiaro di rimettermi umilmente alla nostra Santa Madre Chiesa, al Santo Padre il Papa di Roma, per l'esame dei miei peccati e dei miei errori. Io supplico la Chiesa di riammettermi nel suo grembo e mi dico pronta a subire la sentenza che vorrà infliggermi. In fede ho firmato questo atto di abiura e dichiaro di averne avuto conoscenza. Faccio un punto o una croce. Ti tengo io la mano. Ecco, Giovanna, la tua anima è salva e il tuo corpo non sarà consegnato al carnefice. Per nostra grazia e per nostra moderazione noi ti condanniamo soltanto a passare il resto dei tuoi giorni in carcere, a fare penitenza degli errori con il pane e con l'acqua del dolore. Potremo in tal modo dichiararti libera dal pericolo di scomunica. Vai in pace. Portatela via! Bene, monsignore, molto bene. Mi sono chiesto a un certo punto quale capriccio vi spingesse a salvare quella ragazza. Mi sono anche chiesto se non aveste la tendenza a tradire un poco, soltanto un poco, il vostro re. Di quale re parlate, monsignore? Ah, del vostro, detto. Non ne avete che uno, mi pare. Ho avuto timore, dicevo, che Sua Maestà ne sarebbe uscita male. Poi ho riflettuto. Non è vero. Questa biura ci serve a meraviglia per disonorare il piccolo Carlo. Oh, San Michele, Santa Caterina, Santa Margherita. Non mi parlerete dunque più. Eravate presenti quando marciavo la vittoria, ma è nel dolore che ho bisogno di voi. Sì, sì, lo so che è troppo comodo essere sempre protetti da Dio. Cancellerebbe ogni nostro merito. Egli mi ha guidato all'inizio perché ero una bambina e forse adesso pensa che
che posso fare da me? No, no, signore, non sono cresciuta abbastanza. Ah, com'era difficile vedere chiaro in quello che diceva il vescovo. Invece con quel brutto canonico mi sembrava più facile. Mi veniva voglia di rispondere male solo per irritarlo. Ma il vescovo parlava con dolcezza. Mi sembrò molte volte che avesse ragione. Senza dubbio siete stato voi a volerlo, mio Dio. Siete stato voi a disporre che io provassi tutta quella paura quando quell'uomo ha detto che non avrebbe potuto nemmeno strangolarmi. Siete voi che avete voluto farmi vivere. Sì, va bene. Bisognerà che risponda io da sola anche a questa domanda. Chissà. E se non fossi che un'orgogliosa, se avessi davvero inventato tutto. Come deve essere bello vivere in pace, vedere i nostri obblighi condonati, non dover pensare che alla nostra povera carcassa giorno per giorno. Un'impressione che tutta questa storia doveva essere troppo grande per me. Piangete? No, monsignore. È finito bene il processo. Lo dicevo a Cochon. Sono molto contento che abbiate evitato il rogo. Simpatie personali a parte, si soffre orribilmente tra le fiamme e la sofferenza è inutile e poco elegante. Siete davvero vergine? Sì. Vi credo. Una donna fatta non avrebbe parlato come voi. Quello di vergine è uno stato di grazia. Noi lo adoriamo. Disgraziatamente, incontrandone una, ci affrettiamo a farla diventare donna. E poi vorremmo che il miracolo continuasse. Bei matti. Questa campagna finirà presto, spero. Sapete che il vostro piccolo Carlo lo hanno messo knockout? Ci tenevo a farvi questa piccola visita di cortesia. Forse che non ci si dà la mano dopo un bel match? Spero di non avervi disturbato. Monsignore! Sì. Sarebbe stato meglio, vero, che fossi bruciata? Vi ho detto che per il governo di Sua Maestà la viura serve lo stesso. Sì, ma per me? Sofferenze inutili. Una cosa antiestetica. No, non sarebbe stato meglio. Anzi, sarebbe stato volgare, plebeo, stupido, che diamine. Voler morire a tutti i costi, sfidare chiunque, gridare insulti del rogo. No, 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 via. Non sarebbe stato elegante. Ma io sono una contadina, sono stupida e poi la mia vita non è elegante come la vostra. Voi avete una vita limpida, diritta, divisa tra la guerra, la caccia, i piaceri. E a me? A me che cosa resterà quando non sarò più Giovanna? Certo, la vostra vita non sarà allegra, almeno da principio, ma sapete, tutto si aggiusta sempre col tempo. Ma io non voglio che le cose si aggiustino. Io non voglio vivere come voi. Ma come, la vedete Giovanna all'età di 40 anni quando le cose si saranno aggiustate? La vedete Giovanna libera e forse accolta con una pensione alla corte di Francia? Non ci sarà più corte di Francia tra 6 mesi, ve l'ho già detto. Giovanna con le rughe, Giovanna con i fianchi grossi. Mi vedete col trucco in faccia, col cappellino occupata del mio piccolo cane e forse chissà, di un uomo? Giovanna maritata? E perché no? In un modo o nell'altro dobbiamo pur finire. Anch'io sto per sposarmi. Ma io non voglio finire. Io non voglio finire così almeno. Oh, San Michele, Santa Caterina, Santa Margherita, avete un bel essere muti ora. Io vivo dal giorno in cui vi ho parlato. Io vivo dal giorno in cui ho fatto quello che mi avete comandato a cavallo, con la spada in pugno. È solamente questa, Giovanna, non l'altra, quella che sbiancherà, che ingrasserà in convento. Oh, ma che pazza, Dio, che pazza. Dio, voi non parlavate tutti quei preti che parlavano tutti insieme, imbrogliavano parole. Ma è proprio quando voi tacete. Sì, sì,
Sì, ecco, me lo ricordo, lo diceva San Michele. È proprio allora che avete più fiducia in noi, proprio quando ci lasciate decidere da soli. Ebbene, decido, mio Dio. Vi restituisco la vostra Giovanna per sempre. Chiama i tuoi soldati, Warwick! Chiama i tuoi soldati, presto! Rinuncio alla biura! Rinuncio alle vesti femminili! Voglio che abbiano il loro robe! Voglio che abbiano la loro festa! Non fate la matta, vi prego! Per me va bene così, ve l'ho già detto. E poi non mi piacciono i supplizi. Non saprei assistere alla vostra morte. Certo, bisognerà avere del coraggio. E questa volta io ne avrò tanto. Sei un uomo simpatico, malgrado la tua faccia. Eppure, vedi, non c'è niente da fare. Non siamo della stessa stoffa, sai. Io sono di quelle che gridano dal rogo. Oh, grazie lo stesso, a tuo modo sei stato in gamba. Soldati! Soldati, avanti, sbrigatevi! E quando avrò infilate queste brache, chiamateli tutti, quei preti! Fuori posto, fuori posto. E anche volgare. Questi francesi, è proprio vero che non si può frequentarli. A morte la strega! Bruciate le reti! A morte! A morte! Al palo la strega, bruciatela! È stupida, è proprio una stupida! Che bisogno c'era di questa messa in scena? Una croce per pietà! Nessuna croce per una strega! Vi supplico, una croce! Vladimir, andate alla chiesa parrocchiale, correte! È irregolare! Non protestate, signor inquisitore! Con la croce o senza, purché stia zitta, guardatela! Su quel rogo come ci sfida! Non vinceremo dunque mai! Una croce! Presto, accendete il fuoco! Che il fumo la avvolga, che non la veda più! Bisogna fare presto! Tra 5 minuti tutti parteggeranno per lei! Temo che questo sia già avvenuto! Nessuna croce, fratello Ladrini! Lasciate canonico, ve lo ordino! Farò rapporto alla corte di Roma! Farete rapporto al diavolo se lo vorrete. Per il momento comando io qui. Bisogna fare presto, bisogna fare presto, bisogna fare presto. Coraggio, Giovanna. Preghiamo tutti per te. Grazie, grazie, fratello. Ci siamo? Sì, signore. Tra pochi secondi le fiamme la prendono. Finalmente. In ginocchio canonico. Guarda davanti a sé. Sì, signore. Senza debolezze. Sì, signore. Sembra che sorrida, vero? Sì, sì. Non la vincerò mai. No, signore. Non si può finire così, monsignore. Non hanno recitato la scena dell'incoronazione. Hanno detto che avrebbero rappresentato tutto. Non è giusto. Giovanna ha diritto alla sua consacrazione. Fa parte della sua storia. È vero. Stavamo per commettere un'ingiustizia. Vedete? Ero sicuro che avrebbero dimenticato la mia incoronazione. Non ci pensano mai. Eppure mi è costata abbastanza cara. Andiamo, anche l'incoronazione è di cattivo gusto. La mia presenza in una cerimonia simile è inammissibile. Monsignore, io me ne vado. Per me la cosa è finita.
Giovanna è bruciata. Il governo di Sua Maestà ha raggiunto il suo obiettivo politico. Meno male che sono arrivato in tempo. Ma vi rendete conto che questi cretini stavano per bruciare Giovanna d'Arco? Giovanna! 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 Portate la spada e la bandiera. È giusto. La vera fine della storia di Giovanna, la fine che non avrà mai termine, la sola che verrà sempre ricordata, anche quando tutti i nostri nomi saranno stati dimenticati, non è quella che ritrae la sua miseria di bestia inseguita a Rouen, ma è l'allodola che vola nella gloria del cielo. Giovanna a Reims risplende. Ecco l'epilogo, è un epilogo lieto. Giovanna d'Arco è una storia che finisce bene. Levati le dita dal naso, prendi esempio da tua sorella. È così onorata e rispettata che uno si sente fiero di essere suo padre. L'ho sempre detto che quella ragazza aveva un avvenire.